21 ottobre del 1943 a Romanengo venne costruita una fabbrica da un imprenditore tedesco, Hugo Angel, denominata Industria Nazionale Amianto Cotone. La proprietà specializzò le sue lavorazioni nella fabbricazione e nel commercio di prodotti di amianto e cotone. Si utilizzavano prevalentemente macchine costruite per l'industria tessile di fibre vegetali, modificate per i filati di amianto. La particolare tipologia delle lavorazioni era molto richiesta. Con i filati di amianto, infatti, si realizzavano tessuti per materiali ignifughi ed isolamento termico, indumenti dei vigili del fuoco, i rivestimenti per treni e navi e tutta una serie lunghissima di prodotti industriali resistenti alle alte temperature. I dipendenti, negli anni, grazie al successo del settore, raggiunsero il loro numero più alto di sempre, 80 unità, e il capannone della fabbrica venne ingrandito. Hugo Angel decise di affidare in seguito il ruolo di amministratore unico al nipote Hariolf. Nel 1972 Hariolf cambiò il nome dell'azienda da INAC, Industria Nazionale Amianto Cotone, a INAR, Industria Nazionale Amianto Romanengo. Molti gli abitanti del paese che entrarono a lavorare nell'INAR. Per il grande bisogno di mano d'opera, molti venivano assunti anche con età inferiore ai 18 anni. La produzione dell'INAR era elevata. Le richieste italiane ed estere andavano bene, non altrettanto le condizioni sanitarie di chi ci lavorava, però. Da principio si sottovalutò il fatto che lavorare l'amianto, maneggiarlo, respirarlo, potesse creare particolari effetti dannosi. L'azienda sottoponeva il personale a una visita medica annuale, ma soprattutto nei primi tempi alcune delle operaie che accusavano sintomi non li segnalavano per paura di perdere il posto di lavoro. Queste sono fibre di amianto viste al microscopio. La prolungata esposizione all'amianto, purtroppo, produce tra gli altri due effetti. Il primo sul tessuto polmonare, chiamato asbestosi. Il secondo sulla pleura, chiamato mesotelioma. Questo tumore ha una latenza lunghissima, quindi nei primi decenni non ci si accorse dei possibili danni. Ma molte operaie dell'INAR si stavano ammalando. La giornata di lavoro era di 8 ore. E la lavorazione del tessuto di amianto fatta dai telai faceva uscire un pulviscolo di fibre che venivano respirate dalle lavoratrici. Sembrava polvere, quasi fosse neve. Da tempo la polvere di amianto si usava persino nei set cinematografici. Nel 1976 ci fu un ispettore del lavoro che scoprì cose sconcertanti. Le macchine di lavorazione non avevano protezioni, non era sufficiente l'areazione degli spazi. Le operaie lavoravano ai telai senza maschere protettive. I filati non venivano bagnati e quindi la polvere di amianto nell'aria era eccessiva. Gli scarti non venivano imballati e via di questo passo. Passarono 2 lunghi anni e molte insistenze dell'ispettorato prima che la proprietà si mettesse in regola, realizzando dei dispositivi che potessero mettere in sicurezza i reparti dell'INAR. I macchinari vennero chiusi in apposite cabine e alle operaie vennero fornite le maschere protettive. Ma le cabine rimanevano spesso aperte per poter manovrare le macchine più agevolmente. E le mascherine andavano indossate per ore e ore. Nello stesso anno la visita medica rivelò i primi casi di asbestosi per una decina di operaie. Studi seguenti hanno stabilito che la latenza del tumore può durare fino a 25 anni e persino fino a 30 in alcuni casi. Quindi i conti tornavano sfortunatamente. L'azienda cercò di riconvertire alcune lavorazioni, di fare più manutenzione alle macchine e agli ambienti. Tutto questo fino alla fine degli anni Ottanta. Basta amianto.
Lo dirà anche una legge del 1992 che vieterà la sua lavorazione e il suo utilizzo sul territorio nazionale. Ma sarà proprio in quest'ultimo periodo che inizieranno i guai giudiziari per la proprietà dell'azienda. Alcuni processi degli inizi degli anni 90 vedranno in tribunale Arjolf Hangl con accuse pesanti per la morte di alcune operaie, per le quali subirà delle condanne. Intanto, lavoratrici e lavoratori dell'INAR continuavano a morire di mesotelioma pleurico fino ai giorni nostri. Sono circa 50 le persone decedute che hanno lavorato nella fabbrica di Romanengo. Sono entrata nel 65 e ho fatto 18 anni lì, perché poi dopo ho deciso di stare a casa, perché mio papà, avevamo la stalla, tornava lui dal lavoro al mattino, io al mattino mi alzavo, come mettevo i piedi giù dal letto, tossivo, e mio papà mi diceva, cambia mestiere, dico così come sono, cambia mestiere, e allora da lì ho deciso che il lavoro era diventato nocivo e faceva male, così ho deciso di stare a casa. Non c'era nessun tipo di protezione, e per cui respirando le narici erano bianche, le sopracciglia erano bianche. Sì, questo è proprio il mio ricordo. Oggi quegli spazi non ci sono più. La fabbrica è stata demolita.